Astore e Fumata Nera in regione, incontro tra il responsabile delle risorse umane e l'assessore Berrino. L'azienda ha ribadito l'intenzione di trasferire a Casella lo stabilimento di Casarza Ligure. 12 ottobre, l'anniversario della scoperta dell'America. A Ferrara di Moconesi le scuole del comprensivo hanno ricordato tutti i fontanini che, come Colombo, sono emigrati nel nuovo continente. Alla Giostra, la casa editrice Ave, la 13ª edizione del concorso nazionale Miglior Giornalino per Ragazzi, premiata la qualità dei racconti, dei fumetti e delle illustrazioni. Aperte le iscrizioni alla Scuola di Teologia di Chiavari, i corsi rivolti a tutti, anche come uditori, approfondimenti sul Nuovo Testamento e sulla dottrina sociale della Chiesa. Il faro di Portofino, protagonista delle giornate FAI d'autunno. L'edificio, che dopo 14 anni è tornato ad avere un guardiano, sarà aperto sabato e domenica alle visite guidate. Pronta al debutto nel campionato di A la bocciofila chiavarese. La storica società ritorna nella massima serie con l'obiettivo salvezza. Domani alle 14 l'esordio casalingo contro il Ferriera. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio. Oggi ancora i temi del lavoro in apertura nel nostro telegiornale. Nessun passo indietro da parte dei vertici della Astore di chiudere lo stabilimento di Casarza Ligure e trasferire produzione e lavoratori a Casella. Nell'incontro con l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino, il responsabile delle risorse umane dell'azienda ha confermato la volontà di lasciare la Val Petronio. Sentiamo. Abbiamo incontrato insieme all'Unione Industriali il responsabile delle risorse umane dello stabilimento, il quale ha confermato la volontà della multinazionale a cui appartiene lo stabilimento di trasferire la produzione a Casella, come già deciso, e quindi su questo non mi ha dato, nonostante le mie rappresentazioni, della contrarietà della politica, del Consiglio regionale, dei consigli comunali che hanno votato ordini del giorno simili. Pare irrevocabile la scelta di spostare le maestranze a Casella. Come è stato giustificata questa volontà di trasferimento? Per mettere in sicurezza la produzione in Italia, onde evitare che la multinazionale possa decidere in futuro di abbandonare il territorio nazionale, quindi di rendere stabile la produzione a Casella, che ha già adesso 300 dipendenti, e lo stabilimento di Bologna. Hanno assicurato che non c'è nessuna volontà di arrivare a licenziamenti successivamente al trasferimento, perché tutti gli operai e i lavoratori che oggi lavorano a Casarza sono assorbibili dal sito di Casella. Quindi questa qua purtroppo è la situazione che devo riportare ai capigruppo che mi avevano dato mandato di incontrare l'azienda. Da parte dell'azienda comunque c'è consapevolezza che un trasferimento chiesto ai lavoratori è comunque impegnativo, si tratta di quasi di oltre 70 km per andare e tornare da Casarza attualmente. Assolutamente, è quello che io ho riferito, però sappiamo bene le multinazionali purtroppo come ragionano, quindi penso che i sindacati possano trattare su un eventuale spostamento in avanti di pochi mesi, ma tanto per finire l'inverno e il periodo scolastico, ma penso che oltre a questo non ci sia disponibilità alcuna di poter trattare su uno slittamento più avanti o di una sospensione del trasferimento. Lavoratori e sindacati però non si arrendono e ricordiamo che lunedì prossimo alle 15 ottobre alle 21 a Villa Sottanis di Casarza Ligure si terrà il Consiglio Comunale Congiunto dei Comuni della Val Petronio per confrontarsi e proporre una linea di pensiero condivisa per la difesa dei lavoratori di Astore. La seduta sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 3 al canale 115. La cronaca adesso: incidente tra un'auto e una moto in via Piacenza a Chiavari all'altezza delle caserme di Caperana. Intorno alle 16 questo pomeriggio, per causa in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote, un giovane di 30 anni che è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la testa. Subito soccorso dai medici del 118, dai volontari della Croce Rossa di Chiavari, in gravi condizioni è stato trasportato con l'elisoccorso dei vigili del fuoco al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Su
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale di Chiavari che hanno proceduto agli accertamenti del caso. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code e il traffico è rimasto bloccato fino al tardo pomeriggio. Notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Si avvia alla conclusione il TTG, la Fiera Internazionale del Turismo, che si è svolta a Rimini, alla quale ha partecipato una delegazione di comuni del Tiguglio, il Consorzio Ospitalità Diffusa delle Valli del Parco dell'Aveto, Mediaterraneo Servizi e Liguria Together. La fiera è stata anche occasione per presentare la nuova edizione di Discovery Italy, un evento di promozione turistica di portata nazionale sul mercato internazionale organizzato dai comuni di Sestri Levante, Chiavari, Moneglia, Deva, Marina, Framura e Guida Viaggi. Alla presentazione dell'evento sono stati presenti sindaci, assessori dei comuni organizzatori e Pierpaolo Giampellegrini, commissario straordinario di Agenzia in Liguria. Presente a Rimini anche la cooperativa Olivicoltori Sestresi, che nell'ambito di un tavolo di confronto sulla promozione attraverso i prodotti locali ha offerto una degustazione di olio di oliva di Sestri Levante. Oggi è il 12 ottobre, giornata dedicata a Cristoforo Colombo. Il 12 ottobre del 1492, infatti, l'esploratore genovese approdava sulle coste dell'America. Tra le varie iniziative celebrative c'è stata quella delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Cicagna, che si sono ritrovate presso la casa degli avi di Cristoforo Colombo a Ferrada di Monconesi. Vediamo com'è andata. Giovanni Colombo, nonno dell'esploratore Cristoforo, nacque a Terra Rossa di Monconesi. Presso la sua casa, gli alunni delle elementari hanno preso parte alle celebrazioni del 12 ottobre, con un'attenzione particolare a tutte le persone di origine fontanina che sono emigrate in America, seguendo metaforicamente le orme di Cristoforo Colombo. Tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento sono centinaia, no, sono migliaia e migliaia coloro che dall'entroterra, ma in particolare dalla Fontana Buona e da Favale ancora più in particolare, sono partiti per l'America. In America hanno messo delle radici profonde perché sono riusciti a mettere a profitto le loro capacità, la loro intraprendenza, la loro intelligenza. Diciamo che il legame Fontana Buona-America è duraturo e testimoniato. Ancora oggi abbiamo avuto una lettera da parte degli Liguri nel Mondo di New York, nei quali vogliono rinforzare e ricordare questo collegamento. E noi abbiamo l'obbligo, l'onere e anche il piacere di ricordare come molti dei nostri progenitori siano andati dall'altra parte dell'Atlantico a cercare fortuna. Molti sbarcarono nell'America del Nord e trovarono rifugio, chi a Baltimora, chi addirittura a New York, nel quartiere del Village, che in genovese si diceva un villaggio. Qual è il significato del coinvolgimento delle scuole in questo evento? Beh, naturalmente come istituto comprensivo siamo molto attenti a tutte le proposte che provengono dal territorio. Quindi tra queste naturalmente c'è anche ricordare chi molto prima che noi frequentassimo questa valle hanno dato lustro a questa valle. Ci sono naturalmente molte cose che possono essere utili ai ragazzi, la volontà di scoprire l'ignoto, di applicarsi, di dedicare le proprie energie per realizzare un obiettivo. Tutto questo naturalmente può essere molto utile ai nostri ragazzi. E si è svolta questa mattina a Chiavari la cerimonia di premiazione del miglior giornalino per ragazzi. Il riconoscimento, giunto alla 13ª edizione, è riservato quest'anno alle pubblicazioni per bambini dai 0 ai 6 anni e andato a La Giostra. Sentiamo. Com'è andata? Chi ha vinto? Premiato è La Giostra, dell'editrice Ave. Poi hanno comunque ricevuto premi anche G-Baby, Focus Pico, la Vivacemente, Frozen e Pixar Car. Perché è stata scelta La Giostra? Premesso che anche altri giornalini meritavano ampi riconoscimenti, La Giostra è un giornalino completo che si segnala per la qualità dei suoi servizi, dei racconti, dei fumetti, delle illustrazioni, delle rubriche e anche una specifica pagina per i genitori per orientare nella loro azione educativa. Che significato ha per voi questo premio? Beh, intanto La Giostra ha una storia molto lunga perché nasce addirittura nel 1970, poi ha subito vari cambiamenti e questa è la prima volta che vince il premio della città di Chiavari ed è un motivo di fiducia soprattutto
e di spinta a continuare su questa strada. In un periodo storico in cui le nuove tecnologie cellulari la fanno da padrone, come si inserisce, qual è il valore aggiunto di una pubblicazione cartacea e della giostra? Mi viene da pensare che non dobbiamo avere paura di questo mondo digitale, perché i bambini, che ci piacciono, ne fanno esperienza e ci sfidano a mettere nel mondo digitale, che è uno strumento, contenuti buoni e arricchenti. La carta ha un incanto tutto suo, un bambino che tiene un libro tra le mani è un bimbo che cresce, no? che si riempie di cose belle. Ecco, cosa raccontano le pagine della giostra? Beh, innanzitutto è ricca di storie, le storie sono potentissime, diventano forza per un bambino che cresce a cercare significati per la vita, e la giostra ha una cura particolare nello scegliere i testi anche di autori molto importanti. È un foto pubblico di insegnanti, giornalisti ma anche genitori ieri sera, seguito nel salone di casa Marchesani a Chiavari l'incontro con il pedagogista Daniele Novara. La relazione, dal titolo Non è colpa dei bambini, ha affrontato le tematiche dell'educazione dei più piccoli e dei ragazzi, le difficoltà che si possono incontrare nel ruolo di genitori e di come l'uso delle nuove tecnologie possa far insorgere problemi nello sviluppo cognitivo ed emotivo dei ragazzi. L'incontro, organizzato dall'ufficio scuola della diocesi di Chiavari, sarà riproposto lunedì sera alle 21 su Telepace 1 al canale 15. Sono aperte le iscrizioni alla scuola di teologia della diocesi di Chiavari. I corsi danno un'opportunità di crescita non solo intellettuale e culturale, ma per la vita cristiana nel suo complesso. Le lezioni si terranno a partire dal 22 di ottobre all'Istituto Mater Ecclesiae in piazza Nostra Signora dell'Orto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18.45 alle 22. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell'istituto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. Sentiamo le novità di quest'anno. Come sono articolati i corsi? Ma i corsi prevedono un corso, un anno propedeutico, il primo anno, con le materie introduttive di introduzione alla scrittura, teologia fondamentale, teologia liturgica e anche introduzione alla filosofia. E poi il secondo anno di un biennio ciclico, quest'anno si approfondirà in modo particolare il Nuovo Testamento nella Sacra Scrittura e poi tutti i sacramenti in teologia invece. Quali sono i nuovi corsi che sono stati introdotti con questo anno accademico? E innanzitutto questo corso sul Nuovo Testamento, il primo che inizierà adesso il 22 di ottobre, sarà sulla letteratura giovannea e i Vangeli, quindi mi sembra anche una bella coincidenza con quello che facciamo in diocesi, cioè approfondiamo la conoscenza del Vangelo di Luca. Ecco, questo corso sicuramente ci darà qualche fondamento. E poi nel secondo semestre abbiamo un corso di dottrina sociale della Chiesa che terrà il professor Luigi Baldi dell'Università di Genova, che ci è sembrato molto attuale per motivare anche un po' l'impegno sociale e politico dei cattolici. A chi sono rivolti questi corsi? I corsi sono rivolti a tutti coloro che desiderano, come dire, approfondire un po' il deposito della fede cristiana e anche, come dire, confrontarsi un po' criticamente con essa. Mi sembra che quest'anno rispondano anche a una richiesta di formazione che la nostra diocesi ha avanzato anche con le linee pastorali che il Vescovo ha presentato il 10 di giugno. Una richiesta di formazione quindi rivolta in particolare a coloro che esercitano un ministero nella Chiesa, i catechisti, ecco, coloro quindi che desiderano approfondire il cammino di fede. È possibile partecipare anche come semplici uditori? Sì, certo, ci si può iscrivere solo ad alcuni corsi a cui si è interessati, senza l'obbligo quindi di dover poi sostenere l'esame finale. L'oratorio di Maria Ausiliatrice di Monleone di Cicagna dà avvio al nuovo anno di attività. Lo fa con una festa e un open day. Domani dalle 15 l'apertura della struttura oratoriale, alle 16 sarà celebrata la Santa Messa da un padre salesiano della comunità di Genova San Pier d'Arena. Seguirà la merenda per tutti e la castagnata. A seguire l'open day delle attività che saranno proposte nel corso dell'inverno. La giornata di festa si concluderà intorno alle 18. Il tema di quest'anno dell'iniziativa è Io sono una missione per la vita degli altri.
In via del tutto eccezionale, tenuto conto del limitato preavviso con il quale è stato comunicato l'indice di affidabilità per il mese di luglio, gli abbonati appartenenti alle linee ferroviarie Levante e Genova-Milano, che non hanno usufruito del bonus per l'acquisto dell'abbonamento per il mese di ottobre, potranno beneficiarne per il mese di novembre, ovvero per il primo mese utile dove non è previsto il bonus. Per poterne beneficiare, il cliente dovrà presentarsi in biglietteria con l'abbonamento del mese di luglio e con quello di ottobre acquistato a prezzo pieno. E debutta oggi, siamo sempre in tema di trasporti, la nuova etichettatura che identificherà in modo uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea le tipologie di carburanti, con i bollini che riportano le sigle che saranno applicati dagli erogatori, dei distributori e nei tappi dei serbatoi delle nuove auto. A ogni carburante corrisponde una sigla e una forma geometrica. Il cerchio indica la benzina, il quadrato il diesel e il rombo i combustibili gassosi. I bollini riportano poi le sigle, la lettera E identifica la benzina, la lettera B il diesel, CNG per il metano. Accanto alla lettera inoltre sarà riportato un numero progressivo che indica la percentuale di componenti del carburante. Al momento queste nuove sigle comunque si andranno ad affiancare a quelle già presenti. E sono 16 i comuni della Liguria che beneficeranno del contributo di oltre 600.000 euro per la realizzazione di parcheggi e interventi di miglioramento del proprio territorio. Notizia questa che troviamo sempre sul nostro sito teleradiopace.com. Per quanto riguarda il Tiguglio, saranno quelli di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno e Carasco. I fondi stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture potranno essere utilizzati per la realizzazione di parcheggi e la riqualificazione di aree particolari di interesse. Il limite massimo del contributo assegnabile è pari a 60.000 euro, il tetto massimo del contributo potrà essere compreso entro il 60% del costo totale dell'opera, con un relativo cofinanziamento a carico del comune non inferiore al 40%. In questo fine settimana tornano le giornate FAI d'autunno. Su tutto il territorio nazionale si potranno visitare oltre 660 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 250 città italiane. Tra le aperture e gli itinerari proposti in Liguria spicca la gita al Faro di Portofino, che dopo 14 anni è tornato ad avere un guardiano. Ci sarà la possibilità questo fine settimana di visitarlo. Vediamo. Domenica 14 ottobre ritorna l'appuntamento con la giornata FAI di autunno, un evento nazionale che come ogni anno porta ad aprire beni solitamente chiusi al pubblico e non visibili. Quest'anno la delegazione FAI Portofino Tiguglio insieme al gruppo giovani aprirà il Faro di Portofino. Come sapete, dopo 14 anni Portofino ha di nuovo un farista, l'abbiamo conosciuto in occasione del suo insediamento e ci ha coinvolto con il suo entusiasmo e la sua passione. I fari sono da sempre un luogo magico che evocano mistero, fascino in posizioni spettacolari. Per questo motivo, domenica 14 dalle ore 10, i volontari della delegazione FAI del gruppo giovani vi aspettano a Portofino. Ci ha fatto molto piacere pensare a questa collaborazione insieme al FAI Santa Margherita Portofino, perché nel momento in cui ci hanno raccontato la volontà di aprire il Faro in Portofino abbiamo pensato che per raggiungere il Faro si attraversa un percorso molto bello, emozionante, che è all'interno del Parco Portofino. E quindi l'idea di avere una persona che raccontasse questo percorso e che illustrasse anche le meraviglie di flora e fauna che ci sono, che magari si vedono ma l'occhio inesperto non riesce a coglierle, fosse una bella occasione. D'altronde il Parco di Portofino ha sempre piacere di stabilire collaborazioni con soggetti che puntano a far condividere il territorio, tanto più in un momento in cui con la gestione attuale sta puntando anche tanto sulla ricettività e sull'accoglienza, quindi ci fa piacere poter istituire un meccanismo che in sinergia con altre associazioni consenta di vivere in maniera esperienziale il Parco di Portofino in maniera anche approfondita, scoprendo tante sfaccettature della sua straordinarietà. Nel territorio del Tiguglio per le giornate FAI di autunno è visitabile anche Casa Carbone a Lavagna, aperto al pubblico sabato e domenica dalle 10 alle 18, e anche l'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, aperta dalle 10 alle 15.45. Sul sito internet del FAI, www.fondoambiente.it, è inoltre possibile votare il luogo del cuore. Ci sono siti anche del Tiguglio, tra i quali spicca l'Abbazia di Borzone, che al momento è quello più votato del nostro territorio.
La cultura adesso è aperta. A Chiavari la mostra pittorica di Mario Rocca è allestita nei locali della Galleria Cristina Busi in via Martiri della Liberazione a Chiavari ed è visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Siamo andati a vedere. La mostra raccoglie una parte dei lavori di Rocca degli ultimi due anni. Il suo fine è quello di dipingere per ricercare qualcosa che sia una novità e la mostra è un'occasione per far vedere il proprio lavoro. La scrittrice Valeria Corciolani scrive, nella presentazione alla mostra, che l'arte di Mario Rocca non è solo farsi rapire dall'esplosione del colore, ma anche perdersi nel vorticare delle figure, lasciandosi trascinare dall'energia di ogni segno. Ricordando sempre, aggiunge l'autore, che la pittura è dentro l'artista e la tecnica offre solo un supporto all'espressione della sua interiorità. Allora, l'ispirazione viene fuori, sì, da fatti magari contingenti sul momento, ma poi uno che dipinge ha un suo mondo in testa, che quindi non va a cercare cose stranissime, è il suo mondo che è in movimento e secondo, non so, vedi una luce, vedi una foglia, vedi una figura, magari ti può dare una piccola emozione che poi deve essere immessa nel tuo mondo, che è un mondo che continua, che c'è già. E questa cosa ti permette di cambiare un attimino, di dare una svolta leggera. Io ho sempre detto che un po' è come andare in un bosco e cominciare a vedere le pianticelle, man mano che vai avanti trovi una pianta di un modo, una pianta dell'altro, e così un po' è quello che faccio io nei quadri. La casa di riposo comunale di Rapallo, Villa Tasso, ha ricevuto oggi in dono dal Circolo Piscatori Dilettanti Rapallesi e dal Circolo delle Negge una serie di apparecchiature mediche ed elettrodomestici per migliorare la qualità del servizio. Le attrezzature sanitarie per la disabilità degli anziani sono state acquistate grazie a fondi raccolti con una lotteria e l'esposizione del presepe. E al via la campagna nazionale Io non rischio, nata nel 2011 e promossa dalla Protezione Civile con lo scopo di diffondere le buone pratiche di prevenzione da adottare in caso di rischio sismico e di alluvione. Domani e domenica i volontari della Protezione Civile nel Tiguglio si potranno incontrare a Chiavari in piazza Garibaldi, a Cogorno in piazza Aldomoro e a Recco al passo Assereto. Conoscere il rischio e sapere cosa fare in un momento di emergenza significa salvare vite umane, che è il nostro compito principale. Per questo la diffusione di una cultura di protezione civile nei cittadini è fondamentale, queste le parole dell'assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone. E tre nuovi mezzi, restiamo in tema, per la Croce Verde Chiavarese. Uno di questi è stato dedicato alla memoria di Simone Cantero, il giovane scomparso alcuni mesi fa a causa di un incidente stradale. La cerimonia di benedizione e inaugurazione si è svolta domenica mattina in piazza Matteotti a Chiavari. Vediamo. Foto di gruppo per i volontari della Croce Verde Chiavarese che domenica hanno vissuto un momento di festa tanto prezioso quanto unico. Sono stati infatti ben tre i nuovi mezzi che sono stati benedetti e inaugurati alla presenza delle autorità e tante persone in piazza Matteotti a Chiavari. Tre nuove unità che sono entrate in servizio per l'attività di volontariato della pubblica assistenza, ciascuna frutto di un atto di generosità. I tre mezzi sono un'ambulanza di rianimo pediatrico donata dalla famiglia di Valeria e Giancarlo De Geronimi, stimato medico lavagnese. Una grande punto che sarà adibita al trasporto sociosanitario donata dalla famiglia di Vittorio Cafferata. E un'auto medica Jeep Renegade acquistata con i proventi del 5 per 1000 e che è stata dedicata alla memoria di Simone Cantero, il giovane di 25 anni scomparso in un incidente in moto a marzo. Oggi è una giornata di festa per la Croce Verde Chiavarese, sono stati inaugurati tre nuovi automezzi, un'ambulanza di rianimo pediatrico, una nuova automedica e una grande punto per il trasporto sociosanitario. Una giornata importante perché non è mai capitato nella storia della Croce Verde che in un'unica giornata venissero inaugurati tre mezzi nuovi che sono stati tutti destinati a servizio della cittadinanza. Ed è importante appunto fare presente che si tratta esclusivamente di donazioni che l'ente ha ricevuto da privati.
Si è spento all'età di 71 anni Franco Garibaldi, fratello di Gino, vice sindaco di Cogorno. Lascia la moglie Rita, i figli Roberto con la moglie Simona e Francesca con il marito Emanuele, i fratelli Gino e Patrizia, i nipoti Emma, Gaia, Gabriele e Tommaso. I funerali si svolgeranno domani mattina, sabato alle 10, nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. La salma riposerà poi nel cimitero di Reppia a Ne. Alla famiglia Garibaldi le condoglianze e la preghiera di tutto lo staff di Telepace. Linea adesso alla nostra scheda degli appuntamenti e ci ritroviamo dopo per il servizio di sport. Appuntamenti in agenda per sabato 13 ottobre. Dalle 8 alle 20 si svolgerà per le vie del centro storico di Chiavari il mercatino dell'antiquariato. L'ente Parco dell'Aveto organizza un'uscita sulle tracce del lupo nel Parco dell'Aveto, il punto di ritrovo è alle 9 al bivio per la Malga Valle Piana, sulla strada da sopra la croce al Passo del Bocco, nel comune di Borzonasca. Mandala in musica, l'evento culturale si terrà nella biblioteca di Riva Trigoso a partire dalle 10. In occasione della 14ª giornata del contemporaneo, promossa dall'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani, dalle 10 alle 19 al Grand Hotel Miramar di Santa Margherita Ligure, si terrà la proiezione del video d'arte Camera con Video. Open Day al Centro Benedetto Acquaroni di Chiavari, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 sarà possibile visitare l'area della disabilità e il centro Costa Zenoio. Per i 130 anni dell'apertura dell'ospedale Galliera di Genova si svolgerà dalle 10 alle 12.30 una visita guidata al patrimonio storico-artistico dell'istituto. Al via Libri in Baia, la fiera del libro e dell'editoria organizzata all'ex convento dell'Annunziata a Sesse Levante, eventi a partire dalle 10.15. La società Villaggio Calcio presenta le leve calcistiche ai giovani che parteciperanno ai campionati di Lega nella stagione 2018-2019. L'appuntamento è in piazza Aldo Moro a San Salvatore di Cogorno di fronte al municipio. La cerimonia inizierà alle 10.30 e si concluderà con un piccolo rinfresco. Prosegue il corso di coltivazione nocciolo promosso dalla Proloco di San Colombano Certenoli dalle 14 alle 18 in programma 4 ore di corso all'Ascito Cuneo di Calvari. Alle 15 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari si terrà la cerimonia di premiazione dei borsisti della Fondazione Mario e Linea Zavattaro. Alle 16 nella sala Aldo Solari del Circolo Acli Fanin di Chiavari si terrà l'incontro Sabato in Rosa sul tema della prevenzione e cura della neoplasia mammaria. La conferenza Hemingway e le donne, a cura del colonnello Michele Zimei e promossa dall'Associazione Caroggio Dritto, si terrà alle 16.30 nella Villa della Cultura di Via Aurelia Ponente 1 a Rapallo. Roncalli legge Roncalli, l'evento si svolgerà al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo alle 18 nell'ambito della mostra sulla Grande Guerra. Cibo e musica per la 34ª mostra e Fiere del Fungo e la Sagra della Ballotta a Gattorna. Alle 19 si apriranno gli stand gastronomici e alle 21 si esibirà l'orchestra Monica Riboli. Leonardo Manera, comico di Zeliga, in scena alle 21 al Teatro Comunale di Cicagna. Nell'osteria Pizzeria da Ivo a Chiavari, negli orari di apertura del locale, sarà possibile visitare la mostra di pittura a paesaggi a cura di Francesco Castanelli, artista e docente del liceo artistico Luzzati. Prosegue il Festival di Musica e Trekking, l'eco della musica, nelle frazioni e nei boschi di Bonassola. La mostra I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale verrà allestita a Villa Chiguglio a Rapallo. È visitabile liberamente fino al 26 gennaio. Torna l'iniziativa solidale Dona la spesa nei punti vendita Coop del territorio. I volontari saranno disponibili per l'intera giornata a raccogliere la spesa donata. Intervenire con fermezza in modo tale che si possa arrivare a breve ad una soluzione positiva di questa drammatica situazione. Lo chiede con una lettera indirizzata al presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Panatron International del Tigullio, riferendosi alla situazione della Virtus Entella. Una vicenda assurda che si sta protraendo da oltre due mesi, si legge nella missiva a firma del governatore Area 4, Germano Tabaroni, senza dare le giuste risposte alla città e alle centinaia di ragazzi che militano nelle varie squadre
del settore giovanile, bloccando i loro campionati, provocando quindi gravi disagi, ma soprattutto un danno educativo incalcolabile. Per questo il Panathlon, da sempre realtà che fonda la propria attività sull'etica dello sport, chiede al numero uno del CONI di intervenire. E si alzerà domani il sipario sul campionato di A1 femminile 2018-2019 di pallanuoto. Il Rapallo si appresta a iniziare l'impegno con una squadra rinnovata, rinforzata e pronta e carica per affrontare al meglio una stagione da vivere da protagonista. Il match di esordio rappresenta già un test importante, il primo ostacolo da superare che è i colori giallorossi della SIS Roma. Si gioca nella capitale domani alle 18, l'impegno non è semplice, ma le carte in regola per tornare a Rapallo con i 3 punti ci sono tutte. E sta per decolare anche una nuova stagione agonistica per la bocciofila chiavarese, che dopo anni di diverse serie torna nella massima serie. Domani pomeriggio alle 14 sui campi di Corso Colombo a Chiavari, sede della storica realtà sportiva, si disputerà la prima di campionato di Serie A, che vedrà contrapposti gli atleti chiavaresi e gli avversari della Ferriera Torino. Sentiamo con quali auspici la società si sta preparando a questa nuova avventura. Il Chiavari ritorna in Serie A e si riparte con una nuova avventura. Sì, tutto giusto hai detto. Ritorno in Serie A dopo diversi anni, ho perso il conto quasi, con una nuova filosofia, con un progetto nuovo, con un modo diverso di intendere le bocce. Sono finiti i tempi dei grandi sponsor. Un po' ci dispiace chiaramente, perché senza soldi non si riesce a fare niente. Però noi ci siamo dati un'altra organizzazione, un altro sistema, un altro modo di vedere le bocce, e così facendo siamo riusciti a riportare la squadra con diversi anni, e grazie alla collaborazione di validissimi giocatori siamo riusciti ad raggiungere il massimo campionato. Il nostro obiettivo massimo è quello di salvarci. Se ci salvassimo sarebbe un grandissimo risultato, come vincere una Coppa dei Campioni uguale. Se dovessimo mai retrocedere non succede niente, la Chiavarese c'è, c'era e ci sarà ancora, proseguiremo e ritenteremo. Però io sono straconvinto, come allenatore, come responsabile tecnico, di avere le possibilità, attraverso l'aiuto dei giocatori, di giocarmela fino in fondo. Loro hanno iniziato dalla prima categoria, hanno scalato fino alla B, noi li siamo saliti in A, forse anche inaspettatamente, ma abbiamo meritato, sono contento di aver dato una mano alla causa e niente, l'anno prossimo un'avventura nuova. Non vediamo l'ora di iniziare e speriamo, come dice Antonello, di raggiungere la salvezza, che per noi è come una Coppa dei Campioni, è dura, un campionato difficile. In una società storica che arriva da tanti risultati, perciò insomma il nome credo che in Serie A tutti vi conoscono. Assolutamente, la Chiavarese è una società storica, gloriosa, ricca di titoli, negli anni d'oro, e c'era, ci sarà sempre, come ha detto lui, e siamo onorati di vestire la maglia. Con lo sport si conclude questa edizione di Tiguli Oggi, l'informazione torna domani 12.45 con la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.